Salve ragazzi e bentornati a Video Game News, il TG di EveryEye.it che di settimana in settimana vi aggiorna in merito alle notizie più importanti del mondo videoludico. Iniziamo l'edizione di oggi parlandovi di Rainbow Six Siege. Rispondendo ad alcune domande dei fan del gioco, Ubisoft ha comunicato di avere intenzione di raggiungere il traguardo dei fatidici 60 frame al secondo sia su PC che su Xbox One e PlayStation 4. Attualmente comunque si tratta più di una dichiarazione di intenti che di una promessa vera e propria, che come abbiamo visto potrebbe non essere mai mantenuta come nel caso di Assassin's Creed Unity. Vi ricordiamo comunque che la data d'uscita ufficiale dell'FPS strategico è prevista per l'anno prossimo. E rimanendo sempre in tema Ubisoft, dopo tanti rumor la compagnia francese ha annunciato ufficialmente la versione PC di Assassin's Creed Rogue, nuovo titolo della serie fino ad oggi previsto in esclusiva su PS3 ed Xbox 360. La data di uscita dell'edizione console è fissata per il 13 novembre, mentre quella da giocare con mouse e tastiera arriverà durante i primi mesi del 2015. Nel corso di un'intervista concessa al portale GamesTM, il game designer e capo di Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi, ha suggerito che il prossimo capitolo di Gran Turismo arriverà nel corso del 2015 o del 2016, ovviamente in esclusiva su PlayStation 4. Lo sviluppatore ha confermato che il titolo sarà indubbiamente più facile da programmare, grazie alle profonde differenze tecniche fra l'architettura della console di nuova generazione e quella di PlayStation 3. Per il settimo capitolo della serie, inoltre, la visione della software house è chiarissima: realizzare tutto ciò che non è stato possibile mettere in pratica con Gran Turismo 6. Continuando a parlare di racing game, Evolution Studio ha rivelato che la compagnia sta attualmente valutando un piano di rimborsi per i primi acquirenti di Drive Club su PlayStation 4, che si sono trovati di fronte ad un prodotto impossibilitato ad accedere ai server online a causa di un singolare bug. In questo momento non ci sono idee chiare ed il team di sviluppo è impegnato principalmente a risolvere tutte le problematiche che, ancora oggi, dopo qualche giorno dal lancio, continuano ad affliggere il prodotto. Speriamo di ottenere qualche novità in merito nei prossimi giorni insieme ad un'eventuale data per la versione PlayStation Plus del gioco. Durante l'ultima edizione delle 3, Sony Computer Entertainment aveva annunciato il ritorno di Ratchet & Clank con un nuovo gioco esclusivo destinato a PlayStation 4, sviluppato ovviamente dallo storico team di Insomniac Games. Secondo alcuni rumor diffusi nei giorni scorsi, il gioco sarà disponibile nella prima metà dell'anno prossimo, in concomitanza con il lungometraggio in computer grafica dedicato ai due eroi PlayStation. Una primissima presentazione potrebbe inoltre avvenire durante l'evento PlayStation Experience, annunciato per il 6 ed il 7 di dicembre a Las Vegas. Terra Battle, il nuovo gioco di ruolo sviluppato dalla software house Mistwalker, è disponibile per il download da qualche giorno su Android e iOS ed ha già raggiunto l'eccellente cifra di oltre 300.000 download. Il titolo è nato dalla mente del game designer Hironobu Sakaguchi, noto per aver creato Final Fantasy e Lost Odyssey, e si presenta come un intuitivo JRPG basato interamente sul touchscreen dei moderni dispositivi mobile. Specifichiamo tuttavia che il titolo non è attualmente scaricabile in Italia, mentre non si segnalano problemi in altri paesi europei come Germania, UK, Francia e Spagna. In base al numero di download raggiunti, comunque il team ha già confermato che potrebbe aggiungere nuovi contenuti, oltre che nuove tracce della colonna sonora, ed addirittura potrebbe pensare ad un porting del gioco su console. E chiudiamo l'edizione di oggi con le nostre consuete top e flop news. Il top di questa settimana non possiamo che assegnarlo a Platinum Games. La software house nipponica, infatti, con Bayonetta 2 è riuscita nella difficile impresa di confezionare un action game ottimo sotto ogni punto di vista, tattico al punto giusto e capace di garantire un'esperienza ancora più vorticosa e più ricca di quella del suo illustre predecessore. Il titolo, in arrivo il 24 ottobre esclusivamente su Wii U, si dimostra quindi uno dei possibili candidati al Game of the Year di quest'anno. Il flop dell'edizione odierna invece non può che andare a Borderlands The Pre-Sequel, l'ultima fatica del team 2K Australia, infatti non ci ha colpito quanto avremmo sperato, ed il prodotto è apparso subito funestato da fastidiosissimi problemi di natura tecnica, fra cui dobbiamo segnalare una certa incostanza del framerate e una serie di imperfezioni che sporcano molto il look del prodotto. Come se non bastasse, le nuove ambientazioni non riescono mai a colpire quanto quelle dei precedenti capitoli, e le vicende che vedono come punto di riferimento il carismatico Jack il Bello mancano di mordente. Problemi anche per quanto riguarda due delle quattro nuove classi messe a disposizione, che risultano non troppo bilanciate e in certi casi anche difficili da utilizzare. Con questo chiudiamo l'edizione di oggi del nostro TG Videoludico, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento come sempre al prossimo venerdì. Ciao a tutti!